Abbiamo appena concluso la premiazione del bando Fondazione Roche per la ricerca indipendente, edizione 2020-2021. Abbiamo lanciato la nuova edizione, edizione che sarà aperta l'11 novembre e che sarà volta a erogare 8 borse di studio da 50.000 euro ciascuno a 6 aree terapeutiche che presentano un bisogno medico inevaso e molto, molto importante, e 2 premi speciali, un premio speciale dedicato alla medicina di precisione e un premio dedicato all'utilizzo di tecnologie, soprattutto tecnologie digitali, in ricerca. Il bando sarà aperto per 3 mesi e i contributi verranno erogati entro la fine di maggio del 2022. L'obiettivo del nostro progetto, che si chiama Decision, è quello effettivamente di andare a studiare meglio la relazione medico-paziente, quindi utilizzando un metodo innovativo e rigoroso. Quindi ci focalizziamo nello specifico sugli stili comunicativi, sugli stili linguistici. Lo stile linguistico ha a che fare soprattutto con gli aspetti più formali della comunicazione, quindi non è tanto cosa diciamo, ma è più come lo diciamo. Quindi, mentre è abbastanza semplice controllare quello che noi diciamo, è più difficile controllare come diciamo le cose. Quindi quando noi entriamo in una relazione, effettivamente ognuno di noi ha uno stile linguistico peculiare, ma quando entriamo in una relazione tendiamo in qualche modo ad accomodarci, quindi a modificare il nostro stile linguistico sulla base dell'interlocutore che ci troviamo davanti. Quindi cosa succede? Tanto più una persona è in grado di modificare il suo stile linguistico durante appunto un'interazione, tanto più poi viene percepito dal suo interlocutore come più empatico, più competente e anche più capace. Quindi ci sono numerose ricerche che evidenziano il contesto sociale che tanto più le persone quando interagiscono parlano in maniera simile, tanto più generalmente sono soddisfatte della loro relazione, tanto più probabile che poi continuino a frequentarsi. Non ci sono evidenze empiriche al momento riguardo a questi aspetti nella comunicazione medico-paziente. Quindi stiamo cercando di traslare queste evidenze, questi metodi, soprattutto alla relazione medico-paziente.